Ciao, benvenuto o bentornato nel canale. Io sono Sergio e oggi insieme andiamo a provare e testare questo deumidificatore da 20 litri della Pro Breeze, un'azienda nata nel 2013 a Londra ma con molti magazzini sparsi in tutta Europa e Nord America. Un marchio leader nella produzione e distribuzione di prodotti riguardanti la ventilazione, quindi deumidificatori, purificatori d'aria, condizionatori e ventilatori. Ma non perdiamo tempo, andiamo insieme ad aprire il pacco e a provare questo deumidificatore da 20 litri. Non lo metterò sul tavolo perché è veramente molto ingombrante. Un deumidificatore con una linea veramente bella e pulita. È alto circa 65 cm, largo 30-32 e spesso 20 cm. Comunque vi lascio in descrizione il link dove poter andare ad acquistarlo o a vedere le caratteristiche del prodotto in caso durante la recensione me ne dimenticassi qualcuna. È un deumidificatore che può raccogliere fino a 20 litri d'acqua al giorno. Possiamo tramite questo forellino ed il tubicino in dotazione andare a collegare il tubo dello scarico dell'acqua in maniera continua. Finché non raggiunge il grado di umidità che gli abbiamo impostato, lui continuerà a deumidificare l'ambiente. Ha la sua vaschetta di raccolta dell'acqua con una banda trasparente per andare a vedere il suo livello, una vaschetta da 5,5 litri d'acqua che possiamo andare a svuotare tranquillamente una volta piena. Possiamo anche usare quest'acqua, che è alla fine un'acqua demineralizzata, per andare a stirare, a chi piace stirare ovviamente, quindi non porterà calcare nel nostro ferro da stiro. Ha il suo bel filtro che possiamo smontare e lavare. Andiamo a vedere il pannello LCD. Il pannello di controllo è davvero semplificato. Abbiamo il tasto per il blocco di sicurezza per i bambini, il tasto per il timer, l'accensione e lo spegnimento automatico, il tasto per la velocità della ventola, il tasto per spegnere il display, quindi andare a risparmiare energia, il tasto solo per la ventilazione, il tasto per impostare l'umidità, il tasto per usare le quattro funzioni del deumidificatore e il pulsante per accendere e spegnere il nostro deumidificatore. Questo deumidificatore a compressore riesce ad assorbire fino a 20 litri di acqua al giorno. Sotto il nostro pannello di controllo c'è un sistema di indicatori di luci a LED che ci tiene informato sul tasso di umidità nella nostra stanza. Se le luci a LED sono blu, il tasso di umidità varia dal 30 al 50%, quindi molto basso. Se le luci diventano verdi, il tasso di umidità è tra il 50 e il 70%, quindi ottimale. Mentre se diventano rosse, il tasso di umidità è oltre il 70%, troppo alto. Cosa penso di questo deumidificatore? Penso che sia un ottimo prodotto, soprattutto per chi ha problemi di umidità, per chi ha problemi di muffa, per chi ha allergie. Se hai qualche domanda, scrivimela nei commenti qui sotto, sarò felicissimo di risponderti. Ricapitolando le caratteristiche più importanti di questo deumidificatore: rimuove fino a 20 litri di acqua al giorno, capiente serbatoio da 5,5 litri di acqua, tubo di scarico continuo incluso, quattro modalità: normale, bassa potenza, alta potenza e asciugatura del bucato, sensore automatico dell'umidità e la modalità di solo ventola per la circolazione dell'aria. Se questo video ti è stato utile per un tuo futuro acquisto o semplicemente ti ho tolto qualche curiosità su questo prodotto, ti chiedo, mettimi un like, iscriviti al canale ed attiva la campanella. Ti aspetto nel mio prossimo video. Ciao! Questa azienda è nata nel 2013 a Londra, ma ad oggi vanta centinaia di magazzini sparsi in tutta Europa. Centinaia, no, non so neanche quanti cazzo, magari sono due.